rappresentativa e sarà ovviamente il tema principale che ci vede impegnati nel Partito Democratico, che è la Regione Abruzzo. Saluto innanzitutto Luciano D'Alfonso a mia destra, che mi dice di non emozionarmi, ma candidato presidente dopo le è ancora caldo di primarie del 9 marzo, candidato presidente della Regione Abruzzo per centro-sinistra. Sta arrivando il sottosegretario Giovanni Legnini, che per 10 minuti dovrebbe essere qui. È passato Silvio Marucci, purtroppo è andato via per impegni concomitanti conducenti con questa iniziativa, ma mando i saluti e ci andrà a Catena in sostituzione per la mancata presenza. Francesca Ciapardini, segretario provinciale di Pescara, che è qui con noi, e Marco Alessandrini, candidato sindaco per il comune di Pescara. Facciamo in bocca al lupo e credo da parte di tutti un forte abbraccio. Bonaccini questa sera dovrà essere qui per questa nostra iniziativa. L'unica cosa che abbiamo spostato la data all'8 aprile, avendo avuto un problema, essendo anche segretario regionale in Emilia, c'è stato un problema amministrativo politico lì nella sua regione e purtroppo abbiamo aspettato fino adesso, ma ci raggiungerà e replicheremo l'8 aprile. Quindi mi dispiace, mi scuso, ma d'altronde il suo supporto, essendo responsabile nazionale per i locali, era chiaramente per noi, per tutti noi, per il nostro partito, per Luciano e da oggi anche per Marco Alessandrini. Che dire? Io inizierei in questa iniziativa con molta forza, molta voglia di correre, partendo dalle ultime ore, gli ultimi giorni del governo nazionale di Matteo Renzi, un governo che in meno di un mese e mezzo ha messo in piedi un sacco di importanti provvedimenti, iniziative, sta dimostrando, e io ne sono la prova, essendo che lo conosco, per chi non mi conosce anche io sono in direzione nazionale, ero nella battaglia con Matteo quando noi eravamo tutti sognatori, per dire all'abruzzese, mi piace dire, scappati di casa, che probabilmente allora capirono la politica e la differenza, che il passo diverso che deve avere la politica. Noi dobbiamo correre, dobbiamo iniziare a imparare poche parole che sono fare, dimostrare nel minor tempo possibile. Dobbiamo impararci a prendere degli impegni, portarli a termine con scadenze precise e non parlare troppo e dimostrare che possiamo fare. Il PD in Abruzzo, secondo me, questa volta deve dimostrare di saper fare e di andarsi a prendere il governo che oggi è in mano a un centrodestra che sotto tutti i punti di vista ha dimostrato di essere inadeguato. Tante sono le lacune, ha fatto acqua da tutte le parti. Io da giovane c'è un punto che mi interessa molto e credo anche a Luciano D'Alfonso, che poi magari sarà più bravo di me a specificare quali sono e saranno i nostri obiettivi. Noi abbiamo in regione un bilancio molto partecipato da quelli che sono i finanziamenti europei. Il governo Chiodi in questi 5 anni qualcosa di più che prepotentemente hanno rubato alla nostra regione, hanno speso semplicemente in quei fondi di soldi che sono lì a nostra disposizione per fare tante cose solo il 60%, rimandando in Europa il 40%. Ecco, che cosa mi immagino e cosa intendo per politica. Per me non può esistere che ci sono delle risorse e non si è in grado di intercettarle e di saperle spendere. Noi dovremmo spendere il 100% di queste risorse e dovremmo andare anche oltre, andarci a prendere lì a Bruxelles quelli che sono quei denari e riportarli qui per fare, per mettere in moto l'economia, per avere idee, per progettare. Tutte cose, probabilmente poche cose, che se venissero fatte con entusiasmo e anche con coraggio e anche con competenza, ci permetterebbero di governare meglio anche questa regione. Il problema è che
che cambiare la politica è una cosa che adesso è diventata fondamentale. Cosa intendo io per cambiare politica e i dirigenti, che io anch'io mi sento questa responsabilità, dobbiamo fare. Cambiare sicuramente passo, stare tra la gente, prendere impegni, portarli a tempo massimo, dando anche delle date, fare come ci sta insegnando Matteo Renzi, che ti deve dare una data e portare a casa il progetto. Io sono sicura che noi abbiamo tutte le competenze, abbiamo tutta l'energia per poter dimostrare che siamo un'altra cosa. Fondamentalmente abbiamo diciamo Alfonso, che probabilmente è una persona che dovrebbe fare di più di quello che è stato fatto, dovrebbe iniziare a dire anche quando deve fare cosa. Io sono certa che lo farà, noi saremo al suo fianco, gli daremo una grossa mano, saremo anche la spina nel fianco per poter portare avanti tante cose e cambiare questo percorso. Io non aggiungerei altro, passo la parola a Andrea per un saluto veloce e poi a tanto ringrazio Alessandra per aver voluto promuovere e organizzare questa iniziativa che sta ad indicare l'unità di tutto il partito per la sfida importante che ci attende, che ci porterà a riconquistare il governo della Regione Abruzzo con Luciano D'Alfonso presidente e a riconquistare il comune di Pescara con Marco Alessandrini sindaco. Ringrazio tutti voi per la vostra presenza e per l'impegno e l'aiuto che ci darete nelle prossime settimane, in cui dovremo tutti quanti sentirci mobilitati, candidati in questa importante sfida. Porto il saluto a Silvio Paolucci, come diceva Alessandra, ha potuto essere presente per impegni elettorali, siamo già ormai in piena campagna elettorale, quindi siamo già tutti impegnati sul territorio per portare il maggior numero possibile di consenso al nostro progetto. Vi porto questo saluto anche con un pizzico di emozione, perché io ero qui 7 anni fa quando fu interrotta quella straordinaria esperienza che oggi possiamo dire con forza e con orgoglio è stata una grande esperienza per un governo, per l'amministrazione d'Alfonso di questa città. E ricordo le facce di quei giorni, di tutto il popolo che era in questi giorni in questa stessa sala. E oggi invece possiamo dire con gioia che possiamo riprendere quel cammino. Quel cammino può riprendere e può continuare appunto con la candidatura di Marco Alessandrini, di Luciano D'Alfonso, a sindaco di Pescara, presidente della Regione Abruzzo. Io penso che abbiamo tutte le carte in regola per farcela. È una sfida, dobbiamo sapere che è una sfida difficile, i nostri principali avversari non saranno tanto il centrodestra, come il 5 Stelle, le altre forze nostre antagoniste che noi cerchiamo. Il nostro principale avversario sarà la sfiducia che oggi c'è dalla gente nei confronti della politica, il senso di frustrazione, di spesso anche di disperazione nelle condizioni difficili in cui oggi vive il nostro paese. C'è un senso spesso di rassegnazione, di idea quasi che non ce la si può fare uscirne, e quindi prevale quasi la voglia di che di costruire, e quindi è difficile salire questa china. Io penso che il governo Renzi sta facendo bene e sta dando segnali importanti, proprio perché l'unico modo per superare questo senso di sfiducia che c'è tra la gente è quello di dare l'idea di una politica concreta, veloce, dinamica, che è in grado di mantenere gli impegni messi. Questo è quello che noi vogliamo fare anche qui in Abruzzo. L'Abruzzo non ha più tempo da perdere, noi abbiamo perso altri 5 anni e mezzo inutilmente, perché non basta l'ordinaria amministrazione, non basta pensare che si possa governare una regione come l'Abruzzo semplicemente ponendosi l'obiettivo di un ragionieristico risanamento che poi peraltro non c'è stato, perché i dati ci dicono che nemmeno il risanamento, tanto sbandierato da Giunta Chiodi, c'è stato. Per fare il salto di qualità c'è bisogno di altro, c'è bisogno di un governo della regione che sappia sfruttare fino in fondo quelle che sono le funzioni e i poteri importanti che oggi la regione ha
a disposizione. Bisogna far valere la forza e la voce della nostra regione sui tavoli che contano, c'era prima Alexandra, a livello nazionale, a livello europeo, e per farlo c'è bisogno di capacità di progettazione, di mettere in campo idee, progetti che possano attirare in questa regione risorse per far ripartire lo sviluppo, il lavoro e l'occupazione e per dare soprattutto una speranza alle giovani generazioni, per fare in modo che i giovani abruzzesi non debbano trovare uno sfogo al proprio dei propri studi, la propria attesa di speranza e futuro andando fuori da questa, di questa regione. Noi vogliamo farlo con un programma che stiamo elaborando, che sottoporremo al Presidente Borsesi nelle prossime settimane, durante i mesi della campagna elettorale. Vogliamo costruire un progetto di governo, sia un progetto di governo partecipato, costruito con il coinvolgimento dei cittadini, che abbiamo cominciato a fare con le primarie del 9 marzo. Chiudo dicendo quindi che abbiamo bisogno di tutto il vostro aiuto, di tutto il vostro supporto e che con il vostro impegno, con l'aiuto di tutti, possiamo vincere insieme questa importante sfida con Marco Alessandrini che introduciamo D'Alfonso per dare nuova speranza all'Abruzzo, per far ripartire Pescara e per dare speranza alle nuove generazioni. Io vorrei cominciare questa sera con una piccola osservazione che spero ciascuno di voi possa replicare ai propri conoscenti, amici, familiari. Il centrodestra in questi giorni sta consumando chilometri sulla A24, avanti e indietro da Pescara a Roma, per farsi indicare il candidato sindaco di questa città che ha amministrato per 5 anni e il candidato presidente alla regione che ha amministrato per 5 anni. Noi abbiamo scelto i nostri candidati con delle primarie partecipatissime e lo abbiamo fatto prima di loro, quando loro hanno governato per 5 anni tutto quello che c'era da governare in questa regione e oggi sono lì a Roma a chiedere cosa bisogna fare. Questo secondo me è il senso della differenza tra noi e il resto, tra noi e tutti gli altri. Ci metto in quegli altri tutti, anche il Movimento 5 Stelle, che sulla regione per esempio un candidato non lo trova. Io voglio qui infatti ringraziare Marco Alessandrini e tutti coloro che si sono spesi per le primarie domenica scorsa e soprattutto gli altri 5 candidati a questa bellissima competizione per le amministrative di Pescara. Senza il loro impegno, la loro forza, la loro volontà e diciamolo, le loro capacità e i loro programmi, forse non avremmo avuto questo boom di partecipazione che per la città di Pescara è stato veramente importante. Io voglio entrare un po' più nel merito questa sera di come immagino la città di Pescara non domani ma da qui a 20 anni, immaginando quanto un governo anche solo di 5 anni fatto da noi con le persone giuste possa impostare una visione per questa città, possa pensare alla Pescara da qui a 20 anni, quali saranno i nostri asset, le cose su cui punteremo. Io faccio solo qualche esempio per essere brevissima e passare la parola a Marco e Luciano. È possibile che Pescara possa diventare una smart city? Per me è possibile. Bisogna sapere investire sulle idee giuste. Io immagino che noi, PD, con l'amministrazione di centro-sinistra, che sono sicura guiderà questa amministrazione dal 25 maggio in poi, saremo o no in grado di puntare sui servizi e funzionalità? Guardate, Pescara non è una città che può puntare sui siti industriali, può puntare sul turismo, certo, ma legato a una funzionalità dei servizi e a idee innovative. Possiamo immaginare che proporremo qui il car sharing per una mobilità sostenibile? Lo fanno tante città in Italia. Possiamo immaginare qui di puntare molto sulla mobilità sostenibile? Secondo me sì, e lo dovremo fare, dovremo ragionare su idee giuste, facendolo, diceva bene anche Andrea, partecipare i cittadini all'elaborazione delle proposte.
possiamo puntare sul wireless e sull'elaborazione di banche dati enormi? Oggi si può fare, negli Stati Uniti 40 stati utilizzano questi sistemi, ad esempio di elaborazione di banche dati enormi, e ad esempio utilizzano questi sistemi per la funzionalità di traffico, per stabilire quali sono i parcheggi e qual è per esempio il livello di inquinamento. Adesso l'informatica, la tecnologia ci permettono di poter svolgere funzioni importantissime, sia per rendere più funzionale i servizi che offriamo, ma anche per creare vivibilità nella nostra città, perché su questo che Pescara deve puntare. E allora noi lo potremmo fare, sì, lo potremmo fare perché le tecnologie sicuramente ci aiutano, perché tutto oggi è possibile fare, ma noi in più, oltre alle tecnologie, abbiamo la credibilità e le capacità, perché solo le tecnologie, solo le best practice non bastano per portare una città dei livelli europei. Noi invece abbiamo, oltre questo, abbiamo competenza e credibilità, e oggi credo che questo sia sotto gli occhi di tutti. La credibilità si conquista con il governo, l'amministrazione, e Luciano ne è una testimonianza, e la credibilità si conquista anche col comportamento, e Marco in questi anni ha dimostrato di voler portare avanti una politica diversa, con il suo stile, con il suo comportamento. Credo che queste due figure oggi ci possano veramente far guardare al futuro con speranza. Alessandra citava Renzi all'inizio, vedete, ieri Renzi in conferenza stampa ha portato queste slide, ha parlato con i giornalisti con un linguaggio totalmente nuovo per un Presidente del Consiglio, è stato confidenziale, friendly, amabile, comprensibile, però devo dire Renzi con quelle slide ha indicato delle proposte che non sono ancora nero su bianco, cioè quelle cose ancora non sono state realizzate, però in quel modo è riuscito a comunicare una speranza, la possibilità che le cose si possano fare e rapidamente. Questo è quello che noi dobbiamo fare, ovviamente poi portarle a termine, e sia Marco sia Luciano hanno questa capacità di far recuperare ai cittadini anche più sfiduciati quella speranza che serve per riallacciare i rapporti tra politica e cittadinanza. Io vi ringrazio e vi invito a seguire Marco e Luciano per tutta la loro campagna elettorale, essendo per loro da stimolo oltre che da clac. Grazie. Grazie e buonasera a tutti. Nel merito di questa vicenda delle primarie che si è chiusa oggi, prendo spunto, ho sempre sognato di farlo, una terminologia da ciclista anni 50. Non so quanti ricordano quelle immagini bianco e nero con questi campioni quasi epici impolverati che con un italiano stentato dicevano più o meno così: ciao mamma, sono contento di essere arrivato uno. E in questo senso il mio stato d'animo è naturalmente di grande soddisfazione e gioia per aver raggiunto appunto questo punto di partenza, quello cioè di essere il candidato sindaco della coalizione del centro-sinistra alle elezioni amministrative che si terranno a fine maggio. Prima di approfondire l'oggetto dell'odierno incontro, però ci tengo naturalmente a effettuare dei ringraziamenti che sono sentiti nei confronti di quanti, e sono davvero tanti, hanno dato il loro contributo affinché le primarie fossero un festival della democrazia, come si suol dire, fossero un momento di partecipazione attiva alla vita politica, fossero una circostanza in cui 9.000 persone sono andate, donando il loro tempo e pagando anche un euro peraltro, a domenica scorsa, per esprimere il loro punto di vista. Nel corso poi di questa settimana, come è noto a quanti seguono le vicende della politica locale, vi è stato poi quello che con il gergo giornalistico viene definito un, diciamo così, no, graduale passo indietro di tutti gli altri candidati. Ultimo in ordine di tempo Antonio Blasioli, che ringrazio. Ringrazio tutti coloro i quali hanno in qualche modo indicato il sottoscritto senza dover ricorrere ad un ulteriore turno di ballottaggio nel ruolo che vi ho appena detto.
però non mi piace l'idea appunto sintetizzata in questa frase giornalistica del passo indietro, preferisco pensare ad un passo al fianco, perché io da quando ho iniziato questo corso ho sempre puntato sull'idea, sul concetto di squadra, perché penso che noi abbiamo grandi problemi, grandi difficoltà da affrontare e affrontiamo e risolviamo problemi, grandi difficoltà nel momento in cui tutti ci sentiamo parte di una squadra. E questo mi dà forza, stimolo e massimo impegno per iniziare sin da domani questa corsa che si concluderà appunto al termine del mese di maggio. Io penso qui che ci sono molte cose da dire, che naturalmente attengono alla città che non va, alla città piegata, alla città anche offesa se vogliamo da questa brutta serie di cantieri elettorali che rendono i nostri spostamenti così difficili e che appunto hanno tanto il sapore di uno spot pubblicitario, quando credo che le persone insomma, abbiano bisogno già di suggestioni, bensì di opere e azioni concrete, di buon governo. Il buon governo riparte dai comuni e questa per me è la più grande sfida, perché oggi come oggi la politica, è stato ricordato prima, naturalmente non gode della massima considerazione ipotizzabile da parte della pubblica opinione. Ed è difficile dare torto a una pubblica opinione che vede una politica distante, una politica sintetizzata nella formula della casta, per intenderci, una politica che appunto sembra incapace di toccare concretamente, entrare nel vivo della vita di ciascuno di noi. Però fortunatamente non sempre è così, Alexandre ricordava prima le importanti misure assunte dal mio premier, Matteo Renzi, il primo premier più giovane di chi vi parla, io non ricordo a mia memoria un primo ministro che fosse più giovane di me, io ho 43 anni lui, e quindi è anche un sintomo questo. Perché vedete, quando noi ci vengono sciorinati dei dati economici che mostrano un aumento dello 0,2% del PIL, e questo ci viene venduto come la crescita che riparte, ecco che appare difficile percepire tutto questo. 1000 euro in più in busta paga per i redditi fino a 1500 euro sono invece qualcosa di tangibile, che magari non rivoluzionerà la vita della persona, ma sarà sicuramente in grado di dare nuovi spunti e nuovi stimoli ai consumi che sono così depressi, fermi e un po' imbalzamati nel nostro paese. E poi ci sono le città, ci sono gli enti locali che, per come la vedo io, sono quanto di più distante si possa immaginare dalla casta, perché l'ufficio del sindaco è aperto a tutti i cittadini, a parte questi brutti tornelli, perché nel corso di queste settimane di campagna per le primarie ho perso ormai il conto di quante persone mi hanno detto, consiglio più o meno amichevole, e che se non avessi risolto il problema X o piuttosto che il problema Y non sarebbero venuti a ricordarmelo con forza. E questo ti dà il senso delle aspettative di una comunità che vuole crescere, vuole continuare a guardare avanti con fiducia, vuole cioè recuperare una trama che sembra spezzata, l'idea cioè di credere che il futuro sarà sempre migliore, l'idea di credere che i figli avranno più opportunità dei genitori, perché oggi c'è la sensazione di essere arrivati in qualche modo al vertice della piramide, con l'idea che si possa da allora solo retrocedere. Però l'Italia è un grande paese, l'Italia è una potenza economica, l'Italia del valzer e del caffè, come diceva Francesco De Rigore, l'Italia delle sue bellezze e del suo territorio. L'Italia del suo territorio anche stravolto da politiche tese a un frenetico consumo di suolo che non possono non essere lette in relazione ai fenomeni di dissesto idrogeologico, frane, dissesti, vari terremoti che da tanto tempo colpiscono il nostro paese. E credo che chi ambisce, chi mette la faccia, chi si propone di guidare una comunità in questo momento debba avere anche la capacità di non fermarsi all'oggi, ma di pensare anche alla città di domani, come potrà essere Pescara tra 20 o 30 anni. Allora per esempio io credo sarà inevitabile, e questo mi fa davvero piacere che
le occasioni di confronto che voto potrebbe candidare sono sempre state sui programmi, e questo è un tema che è avvertito come fortemente nostro, come fortemente centrosinistra, cioè l'idea di puntare su un'urbanistica, come si dice in gergo, della generazione del rammento, per recuperare gli spazi urbani a favore della vivibilità degli stessi, per evitare che ci siano dei deserti in cui solitudini e marginalità sociale non possono attecchire. E questo è molto semplice, molto visibile. Pescara, una città di 117.000 abitanti, l'ultimo fonti ISTAT del 2012, è un dato leggermente più basso di quelli che ufficialmente circolano, 124-129.000. Un dato che va letto in relazione alla crescita di popolazione della cerchia che c'è qui intorno, perché Pescara è al centro dell'area vasta, come no. E questo ci impone anche una priorità che può essere indicata. Io sono qui al fianco del futuro candidato della regione, futuro presidente della regione Abruzzo, attuale candidato alla presidenza, perché non si può pensare di chiudersi dentro i propri recinti, non si può pensare che tante questioni strategiche che riguardano la città di Pescara abbiano una dimensione più ampia di area vasta. E credo sia indispensabile porre permanentemente attenzione ad un dialogo il più serrato possibile con i rappresentanti di tutte le istituzioni regionali e nazionali. Tra un po' verrà anche il sottosegretario Legnini, perché questo offre opportunità per tutti. Poi lasciatemi dire in quest'aula una considerazione sulla città d'Annunziana, che è diventata un po' una specie di formula di brand, come si dice in gergo, dell'amministrazione che ancora per qualche mese siederà i banchi alle mie spalle. Io ho già avuto modo di dire che non nego certo la statura culturale di Gabriele D'Annunzio o quella, se vogliamo, altrettanto importante di Ennio Flaiano, che personalmente sento più affine a me. Però credo che c'è un rischio nella celebrazione del passato, delle glorie culturali passate, in generale nelle celebrazioni del passato, e questo è un atteggiamento abbastanza diffuso nel nostro paese. E declinare la cultura più al passato che al futuro, secondo me, ne toglie in qualche modo attenzione e importanza, perché sottrae risorse, per esempio, di una cosa che è molto nelle corde di questa città, cioè la sperimentazione culturale e la ricerca, che sono da sempre scomode e poco popolari, magari, diciamo anche tradizionalmente diffidenti nei confronti del potere costruttivo. E noi vogliamo fare tanto, vogliamo fare di più, cominciando subito. Abbiamo un giacimento di strutture, penso al Teatro Michetti, alla Città della Musica, le nostre strutture museali che richiedono linfa e nuovo vigore. Penso al rapporto con l'università. Io sono stato l'altro ieri, a una serie serrata di colloqui nella prospettiva di mettere a disposizione e di prendere a disposizione le competenze indispensabili perché la nostra comunità vada avanti tutta insieme. Mi piace citare al riguardo la necessità che noi dobbiamo tornare a parlarci con questa città, dobbiamo non smettere mai di interrogarci sui suoi bisogni, sulle sue sofferenze, sui suoi dolori, sull'emergenza sociale di una popolazione che tende ad invecchiare sempre di più, che non può essere lasciata da sola come è stato fatto negli ultimi anni, perché la lotta al malessere e alla emarginazione non può essere appunto risolta solamente ed esclusivamente con la generosa forza del volontariato, che è una formidabile caratteristica non solo della nostra realtà territoriale ma dell'intero paese, perché sono dati incredibili in epoca di individualismo sfrenato, del Dio che prende di gran lunga il sopravvento su noi e lei, un italiano su quattro, dà il suo contributo spesso e volentieri volontario in una di quelle 53.000 associazioni che sono sparse nel nostro paese. Allora mi cito a riguardo un grande imprenditore, che però non è stato solo un grande imprenditore, è stato un innovatore ed un umanista, Adriano Olivetti, che l'innovazione è un argomento che io ritengo prioritario nella prospettiva di affrontare questa grande sfida della pubblica amministrazione, che ha bisogno di snellirsi e di essere strumento di prossimità alleato e nemico della pubblica opinione.
Diceva Olivetti che voleva portare tutti gli angoli delle città le sue armi segrete. Quali erano queste armi segrete? Erano semplicemente i libri, i corsi, le opere dell'ingegno e dell'arte, credendo che la virtù rivoluzionaria in un certo modo salvifica della cultura che dona all'uomo il suo vero potere, quello cioè di rendere le città più belle e più vivibili. Le città sono strumenti complessi, sono articolazioni piene di sfaccettature in cui si muove un enorme numero di variabili, di cui è necessario inevitabilmente tener conto per provare a fare sintesi ed elaborare un modello di governo che sia definito degli obiettivi ma al tempo stesso duttile nella sua realizzazione. Avere in mente una visione sostanzialmente cui tenere fede ed essere in grado di declinarla contestualmente in molteplici contesti particolari che determinano l'esistenza reale e pulsante di una comunità e di una città. Confesso poi, a conclusione di questo mio intervento, una considerazione. Oggi naturalmente è una di quelle giornate particolari, perché non capita tutti i giorni di liceo di essere ufficialmente il candidato sindaco per una città così importante come Pescara. E devo dire che naturalmente alla soddisfazione personale però si è affiancata sin da subito la piena consapevolezza del senso di responsabilità che tutto questo implica, perché io non sono, diciamo, un avventuriero, non sono abituato a raccontare frottole, e penso che sarà un lavoro molto impegnativo, molto denso, penso che ci saranno anche dei momenti bui, ma credo che anche nei momenti più bui non bisognerà perdere il coraggio di guardare negli occhi voi, guardare negli occhi quel cuore pulsante della città che tanto si aspetta e tanto è disposto a dare, con quella generosità che dicevo all'inizio. Probabilmente è vero quello che dicono tutti coloro i quali hanno avuto il grandissimo onore di essere sindaci della propria città, cioè che il sindaco è il mestiere più bello del mondo, che significa essere al servizio di voi, della propria comunità. Ed è un onore, penso, il più alto che si possa ipotizzare per chi crede nello Stato e nelle istituzioni democratiche. E allora io sono qui che vi saluto, dandovi appuntamento ad una carrellata di eventi che ci sarà di qui sino alla fine del mese di maggio, e vi invito tutti a partire insieme a me con questo viaggio, che è iniziato appunto con le primarie, ma abbiamo bisogno di andare oltre, di guardare oltre con fiducia, lo potremo fare tutti insieme. Grazie.